15 reti in stagione, il massimo nella tua carriera, Davide, è soddisfatto comunque per questi gol che stanno arrivando con grande regolarità, soprattutto in questo girone di ritorno? Sì, sono molto contento per questi gol che sono arrivati nel girone di ritorno, ma sono contento anche della squadra, perché l'ultima vittoria che abbiamo fatto ci serviva per il morale e ora andiamo a Cesena e cerchiamo di fare la partita nostra. Ecco, Davide, che cosa vi ha dato Cascione? No, il mister ci ha dato una grossa mano, ci fa stare tranquilli, ci dice delle cose tattiche che magari mancavano prima, però lavoriamo come lavoravamo prima e siamo sempre concentrati. I tifosi si aspettano questo rush finale ricco di soddisfazioni e di risultati a partire proprio dalla gara di Cesena, che è comunque una partita complicata. Sì, ce l'aspettiamo anche noi. Vabbè, sabato è una partita difficile e loro sono una squadra forte, non a caso rischiano di festeggiare la promozione per il campionato di Serie B, ma come ho detto prima, noi andiamo lì e cerchiamo di imporre la nostra partita. Ecco, proverete a rovinare la festa se poi ci dovesse essere della formazione bianconera? Lo spero, cioè penso che lo speriamo, ma come ho detto prima, andiamo lì e cerchiamo di dare il massimo. Ecco, come si può riuscire dal Manuzzi con un risultato positivo? No, noi dobbiamo essere concentrati per tutti i 90 minuti, ci sarà un'atmosfera, un tifo bello soprattutto per loro, perché comunque sono un passo dalla promozione in Serie B. Ecco, una partita difficile come tutte, ma che potrebbe dare, in caso di risultato positivo, uno slancio per le ultime quattro poi. Certo, come ho detto prima, noi dobbiamo dare il massimo in queste ultime cinque partite che mancano, partendo già da sabato col Cesena. Davide Merola è già l'uomo mercato del Pescara, anche se manca ancora tanto alla fine della stagione, almeno questo è l'augurio dei tifosi, però si comincia a parlare in chiave mercato di un Davide Merola che potrebbe far gol a diverse squadre. Ma io penso a finire queste cinque partite che mancano nel miglior dei modi, sia per me che per la squadra. Poi ci sono pure i playoff da giocare e quello che succederà a fine campionato poi si vedrà in estate.